Ho fatto recentemente un caso, perché noi parliamo male dell'Italia. In Germania non riescono a mettersi d'accordo sul bilancio. In Francia cambiano un premier come si cambia non so che cosa, e comunque hanno dei bei problemi sulle riforme che devono fare senza maggioranza parlamentare. In Spagna non c'è una maggioranza e hanno fatto l'amnistia per farsi una maggioranza. Cioè è un'Europa iperinstabile. Sunak, amico della Meloni, però non tanto gli inglesi perché lo vogliono far fuori. Cioè, veramente pensiamo che siamo ancora un fanalino di coda dal punto di vista politico, visto non è che ne sono contento, ma visto il gran casino che c'è ovunque, dottore? Guarda, abbiamo, se guardiamo indietro, anche con dei parlamenti che erano, diciamo, difficili da valutare professionalmente, abbiamo avuto il Presidente della Repubblica. Abbiamo avuto dei Presidenti della Repubblica che andavano in giro per il mondo, si facevano rispettare e davano un senso che il paese comunque andava avanti. Un miracolo, perché certe volte era davvero miracoloso. Dopo Draghi siamo rovinati, cioè sarà il disastro. La Meloni è la più brava fra gli europei, cioè è una meraviglia. Quando uno pensa a questo paese cosa è in grado di fare, poi dal momento in cui uno è il più bravo è proprio vicino a essere fatto fuori. Perché questa è un'altra prerogativa, perché la capacità è terribile da un certo punto di vista, però la capacità di farci del male è elevatissima. Se riusciamo...